minuto, pronto per il calcio di punizione da parte di Panin, con Simone che è costretto ad alzare per il primo angolo, 3 e mezzo. Ecco che arriva la battuta da parte dello stesso Panin, libera la difesa del Muggio e poi il destro di prima intenzione da parte di Ghierghi e la sfera che passa vicino alla porta del Muggio. Zorzi come al solito con la battuta lunga, se lo ricordano bene qua a Muggio dove ha vinto 2 anni fa il campionato di prima categoria attraverso i playoff. E poi attenzione al batti e ribatti praticamente l'area di rigore, Ghierghi, palo e poi Paone al centro dell'area piccola, solo Soletto, ed è il vantaggio esterno del Desio, 13° minuto sul nostro cronometro. Ricco, Villa, il lob, attenzione a servire Greco, palla dentro, attenzione campo basso, la palla buona, si immola Pulici. Ferre, solito inserimento di Villa che tocca il pallone per lo stesso Ferre, palla che schizza, Greco è in gioco, Ferre col destro, Volonteri salva il risultato al 42 del primo tempo. Ed arriva il duplice fischio da parte di Ridolfi, il Desio va a riposo in vantaggio per 1-0. Paone, minuto 13, risposta del Muggio con Campobasso e Ferré, bene Pulici e Volonteri, e dunque un primo tempo che si chiude con il vantaggio esterno dei biancorossi sul Muggio. Attenzione alla battuta immediata del calcio di punizione con Paone che ha avuto una grande chance. Battuta immediata, Greco. Pallone in mezzo, lo stacco di Ferré e la rete del Muggio, lo stacco di Ferré sulla traversone, preciso da parte di Campobasso ed il pareggio del Muggio, minuto 3. Gallo, Zorz, Campobasso, Ferré sul filo dell'offside, qualche difficoltà nel possesso del pallone, attenzione alla sfera ancora buona per il cross e poi Ferré che gira, è in gioco Ferré. Su di lui Zorz, Ferré, area di rigore, palla dietro per il sinistro di prima intenzione da parte di Villa, buona occasione questa per il Muggio, datata 13°. Trommino mantiene in campo il pallone, Gallo, il cross che arriva in questo momento, bucano in tre, Greco, attenzione al pallone che in qualche modo arriva dalle parti di Volonteri, c'è l'ultimo tocco da parte del difensore del Desio, sarà angolo al 29°. C'è spazio per l'avanzata di Gallo sull'out di destra. Traversone, secondo palo e poi il sinistro al volo di Trommino, soluzione coraggiosissima e soprattutto vicina al secondo gol per il Muggio, 40°. Ferré, punta Gatti, palla fuori, ancora chance per il destro di Campobasso, destro stratosferico di Campobasso, palla nel 7 al 42°, la rete del Muggio che ribalta la situazione, euro gol di Morris Campobasso. E dopo 4 di recupero, alla fine il triplice fischio del direttore di gara torna al successo il Muggio dopo il 4-1 interno alla Cinisellese, il 2-1 in rimonta sul Desio, passato in vantaggio nel primo tempo con Paone, secondo tempo favorevole dunque al Muggio, al pareggio, al terzo con Ferré e poi l'eurogol di Campobasso al 42°, il finale da Superga, Muggio 2, Desio 1. Allora, una sconfitta che sicuramente fa male per un Desio tra l'altro con tanti infortunati. Sì, effettivamente oggi eravamo veramente in pochi disponibili, ma comunque siamo una rosa tutta competitiva, quindi chi ha giocato ha fatto il suo oggi.
è stata una partita a sé, oggi dovevamo vincere o almeno portare a casa un punto, purtroppo è andata così. Nel secondo tempo siete calati molto, questa è stata la mia impressione. Probabilmente come tante domeniche quest'anno siamo calati più a livello di testa che a livello fisico, e questo penso che si sia visto da fuori, anche io oggi da fuori ho notato questa cosa. Noi vediamo veramente un lavoro incredibile da parte dei ragazzi, il problema è che a volte non si riesce a mettere tutto questo lavoro dentro nei 90 minuti. Dal punto di vista personale, esordio in promozione, non sicuramente fortunato per te. Diciamo di sì, dai, non contento per l'esordio, però purtroppo mi sarebbe piaciuto fare un esordio da 3 punti. Ho questa occasione, ringrazio ovviamente tutto il Desio e tutti quelli che credono nello staff del Desio e nella mia persona che mi mandano in panchina, quindi speriamo di portare i primi 3 punti personali la prossima settimana, dove sarà una partita veramente da, non diciamo da dentro fuori, ma una partita che il Desio non può assolutamente sbagliare. Ma sì, una bella vittoria, anche perché ripresa dopo che eravamo andati sotto sull'unico tiro in porta che abbiamo subito, insomma, quindi diciamo anche importante dal punto di vista della personalità e della voglia di rimettere in pista il risultato, perché ancora per l'ennesima volta credo che il nostro portiere adesso non abbia fatto una parata, quindi abbiamo preso questo tiro in porta che era più o meno il 10° del primo tempo, questa sì, conclusione ha beccato palla, abbiamo dormito in difesa e abbiamo preso gol, quindi importante anche per poi soprattutto nel secondo tempo la molle di occasioni che abbiamo fatto. Sì, dai, questa volta ci è andata bene, abbiamo reagito bene nel secondo tempo e abbiamo preso questi 3 punti che ci servivano come il pane, soprattutto contro una diretta rivale che abbiamo anche superato, quindi oggi bene, oggi è andata bene, siamo molto contenti, non so se si è sentito come abbiamo festeggiato, però adesso martedì ricominciamo, siamo col piede a terra perché abbiamo tanto da lavorare e niente, dai, godiamoci questa vittoria fino a stasera e poi testa al Villa per settimana prossima.